Direttamente dal Damiano siamo qui con Barale, il grande volto nuovo del Saluzzo 2019-20. Sorridi, però è la verità, nel senso che comunque il Saluzzo ha puntato tanto su di te, soprattutto dietro le quinte si è parlato a lungo di te, del fatto che si stava aspettando questo via libera per poter avere Barale in squadra. Sei, tra virgolette, tornato a casa con quali sensazioni, con quali stimoli? Allora, sì, sono tornato a casa, è sempre un piacere tornare a casa sicuramente. E lo faccio in una società che conosco molto bene, ho fatto praticamente tutto il settore giovanile, conosco bene il presidente, oggi ho fatto il primo allenamento con i ragazzi e mi sono trovato molto bene, alcuni li conoscevo già, altri li ho conosciuti oggi, ma gli obiettivi, essendo il primo allenamento, è difficile dirli, nel senso sicuramente è quello di far bene, però far bene significa tante cose, quindi vedremo più avanti. E l'altra domanda non mi ricordo più. No, vabbè, ti volevo chiedere, si chiude comunque una parentesi importante per te, che è quella di Bra, che esperienza è stata e cosa ti lascia adesso che viene Saluzzo? Sicuramente è stata un'esperienza positiva, nel senso io dopo il Cuneo sono andato a Bra, diciamo l'unica società che mi ha accolto dopo l'esperienza di Cuneo, non è finita benissimo con una retrocessione. E sicuramente sono stato molto bene, sono stato 3 anni e mi sono trovato davvero bene, ma da staff a gruppo, giocatori, con tutti. E poi appunto, diciamo, decisioni personali hanno fatto sì che non potessi più mantenere la categoria e sono stato fortunato che ho avuto questa opportunità di venire a giocare qui a Saluzzo. Grazie.